Cari amici appassionati, bentrovati. L'orologio che vedremo oggi lo avete già scorto nel maxi unboxing di qualche giorno fa. È di marca Giacotta e purtroppo è out of stock. L'ho voluto recensire però per due motivi. Il primo è che è realmente ben fatto, il secondo è che molti di voi sempre di più mi chiedono come Giacotta produca orologi. La valutazione che io vi chiedo di fare in questo caso non è puramente estetica o di rapporto qualità prezzo, anche perché non essendo più l'orologio in vendita non è più appetibile per un futuro acquisto. La valutazione che vi chiedo di fare invece è qualitativa, di dettaglio e di realizzazione dell'orologio, in modo da capire effettivamente se Giacotta lavora bene oppure no. In realtà io già ne avevo recensito uno per il Black Friday dell'anno scorso, complice il prezzo veramente stracciato e gli accessori quasi infiniti in quel caso che venivano dati in bundle, ma ce ne sono anche ora in corso nel sito di questo tipo di promozioni. Non potevo lasciarmi sfuggire neanche l'orologio di quest'anno, quello che ho acquistato qualche giorno fa, il Giacotta K3. L'orologio in questione è questo e vorrei davvero vederlo insieme con voi fra pochissimo. Ed ecco qua di fronte a noi la scatola. Sto utilizzando questa prospettiva dall'alto perché mi piace molto di più rispetto alla prospettiva con la fotocamera di fronte a me. Il cavalletto che ho comprato recentemente me lo permette, solo che ci vuole un sacco di spazio perché qua c'è un cavalletto da 2 metri di altezza aperto attorno a me. Vabbè, a parte questo, andiamo ad aprire la confezione. Spero gradiate anche voi questa nuova inquadratura. Sono sempre alla ricerca di soluzioni innovative per il canale. Ecco la scatola. Ci troviamo di fronte a una scatola diversa da quella che Giacotta offriva per il K3 inizialmente. C'era una confezione un po' differente, simile a quelle di Tudor, quindi con l'orologio messo orizzontale invece che in verticale, e c'erano anche 3 ghiere intercambiabili da poter utilizzare. Naturalmente qua il prezzo è veramente molto basso, ricordo si tratta di 138,99 sterline e di conseguenza forse tutto ciò non ce lo potevamo aspettare. Andando ad aprire la confezione però l'orologio è sempre quello e oggi lo spellicoliamo insieme. All'interno non ci sono né manuali né altro, anche perché di fatto l'orologio è stato acquistato insieme ad altre cose, come avete visto nell'unboxing precedente, ma andiamo a togliere le pellicole. Ormai out of stock nel sito quasi da subito, ci troviamo di fronte a un orologio che ha un diametro di 45 mm, una lunghezza danza di 50 mm, uno spessore di 16 mm, molto importante, è un passo del cinturino da 22 mm, tutto ciò per garantire 500 metri di resistenza alla profondità. Il vetro è un vetro zaffiro con un ottimo antiriflesso, piatto, infatti potete vedere un angolo di visuale quasi infinito, mentre la ghiera da 120 scatti, molto precisa, sufficientemente resistente, è in alluminio nero, molto ben trattato e ha un dot a ore 12 che è inserito come se fosse una capsula, infatti ha una parte che lo circonda, non è sporgente, è piatto. Anche qua ci troviamo di fronte a qualcosa di molto molto carino e ben rifinito. Guardate la cura dei dettagli. Nel lato della ghiera comprese le viti per poterla rimuovere e sostituire. Purtroppo anche a parte non sono riuscito a trovare le ghiere di ricambio. La cassa è molto curva, questo immagino, perché ancora non l'ho provato, lo sto vedendo insieme a voi, garantirà una buona indossabilità. La corona riporta la G di Giovani Marmotte, nel senso che sembra uguale in realtà alla G di Giacotta. Vediamo come funziona. Veramente imponente,
voglio farvi vedere se riesco anche nella parte posteriore, è invertita, quindi la filettatura là dentro è importantissima a livello di spessore. Il fatto che la corona sia invertita dovrebbe garantire una precisione incredibile, infatti è così. Molto belle le finiture laterali della cassa, molto preciso l'accoppiamento con il terminale del bracciale. Nel fondello abbiamo poche ma semplici informazioni, abbiamo Automatic, Jacota, K3, Water Resistant 500 metri e poi il numero 476, immagino sia il numero di produzione, e all'interno gravato un bellissimo sub con i pesciolini. Sicuramente più attuale rispetto ai sub con fucili molto tipici degli anni 60, ma decisamente poco ecologici in questo momento. Il bracciale è uno spettacolo, ma è davvero uno spettacolo. Non si poteva pretendere che avesse i perni a vite, quindi sono a pressione, ma direi che è già straordinario per le caratteristiche che ha nel suo complesso l'orologio, soprattutto al prezzo pagato. Il quadrante si presenta in maniera straordinaria con degli indici tridimensionali bianchi su una stampa invece dorata con la scritta Jacota Automatic 500 metri. Indici e sfere sono trattate con un Superluminova molto performante, lo vedremo dopo. Anche le sfere sono perfettamente rifinite, nel senso che hanno una spazzolatura perfetta e non hanno alcun tipo di sbavatura o difetto di taglio, cosa che ultimamente qualche volta sto riscontrando in molte lavorazioni anche più decisamente più costose. Il calibro che anima questo orologio, ovviamente per il prezzo che costa, non può essere che un NH35A, che però è un calibro, lo sappiamo tutti, molto affidabile, preciso e robusto per quanto economico. Direi di vedere l'orologio al polso, anche se non ho ancora regolato il bracciale, prima di andare a vedere la prova di luminosità. E allora, indossiamolo subito e come vedete le dimensioni sono decisamente importanti, ma il lag to lag è molto ridotto rispetto, non ho capito perché la macchina fotografica ha messo a fuoco un punto, ci deve essere un fantasma. Come potete vedere, molto ridotto rispetto alle dimensioni complessive dell'orologio il lag to lag di 50 mm, solitamente orologi da 45 mm possono arrivare a 54 e questo lo rende compatto, ma lo spessore e comunque sia il form factor complessivo non lo rendono certamente un orologio leggero. D'altra parte, giusto per dirla tutta, le anse curve del bracciale permettono una compattezza molto interessante. La chiusura del bracciale è a farfalla, è butterfly, e a un primo sguardo mi sembra molto 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 precisa. Riproviamo. Sì. Del resto, Jacota, non dimentichiamoci che fa prima cinturine bracciali e poi orologi. Bene, prova di luminosità e conclusioni. Il Superluminova è veramente performante, effettivamente è così performante anche dal vivo. Jacota da questo punto di vista lavora veramente bene.
Ed eccoci qua arrivati anche alle conclusioni di questa video recensione. Lo avete visto, l'orologio è realmente ben costruito in ogni sua parte. Il lume è ottimo, la ghiera è veramente straordinaria e tra l'altro c'è la possibilità di acquistare a 15 euro l'una due ghiere di colori diversi, blu e rossa. Io non me ne ero accorto all'atto dell'acquisto, non ero riuscito a trovarle, se non le avrei acquistate per fare una recensione più completa e anche, a dire la verità, per una questione di estetica mia, perché l'abbinamento rosso-nero, ad esempio, mi piace tantissimo. Comprerei io un orologio Jacotta? A prezzo pieno? Probabilmente per ora no. A prezzo scontato? Assolutamente sì. A prezzo pieno no, perché nonostante siano segnatempo molto accattivanti, alcuni modelli siano effettivamente molto belli e meritino, e la costruzione, l'avete vista, è molto interessante. D'altra parte ci sono ancora alcuni dettagli che non mi convincono, come ad esempio i terminali dei bracciali, in alcuni casi, non in questo, dove i terminali sono pieni, ma in alcuni casi sono vuoti. I fondelli in alcuni casi sono scheletrati, anche in orologi che meriterebbero fondelli pieni. Insomma, non sono convinto al 100%, mentre perdo qualsiasi tipo di resistenza quando invece gli orologi sono scontati. Perché se pensate che l'orologio che io ho in questo momento al polso l'ho pagato appena 161 euro, cioè a prezzi di più bassi di Mercure, capite che il vantaggio effettivamente c'è. A noi non rimane che salutarci, darci appuntamento alla prossima recensione. Sto apportando una serie di modifiche al canale, ci saranno video a cadenza fissa, ci saranno una serie di upgrade anche del comparto fotografico. Purtroppo la macchina fotografica che ho comprato un mese fa la sto mandando in assistenza perché non funziona per niente bene. Fa immagini straordinarie, quasi cinematografiche, però spesso si blocca, spesso perde il fuoco, spesso dà errori di memoria, insomma va portata in garanzia. Grazie anche all'aiuto dato dal mio gruppo Telegram, dai ragazzi del mio gruppo Telegram, ho acquistato in fretta e furia un'altra fotocamera per riuscire a garantire un servizio costante con il canale. Speriamo che questa faccenda non mi distragga troppo e si concluda presto. Per il resto, l'appuntamento è alla prossima recensione.